Salve a tutti e ben ritrovati sempre dal vostro Gio su Final Fantasy VII Ever Crisis. Abbiamo commentato poco fa il percorso normal del nuovo Crisis Dungeon Grastia Path, ora invece ci spostiamo verso la difficoltà hard. Difficoltà hard che come boss si può già notare dall'immagine viene rappresentata niente proprio di meno che dell'Iron Giant, un nemico abbastanza fastidioso che abbiamo avuto modo di poter combattere in diverse situazioni tramite ovviamente la sua formula Hunt, tramite appunto la sua formula della torre dei Cetra, e diciamo in tante sfaccettature diverse, ma è sempre una rottura di scatole. In questo caso lo abbiamo dentro un Crisis Dungeon e non è da meno, anche perché come potete notare già subito partiamo con sigillo AX e poi resistenza di tutti gli elementi, quindi già partiamo con un piede nella fossa, perché contro questo nemico non possiamo sfruttare appunto le nostre armi elementali, quindi già dobbiamo costruire un party che abbia modo di poter comunque fare dei danni, non necessariamente tutti i danni, ma dei danni non elementali. Ogni volta che devo registrare mi va via la voce. E quindi in questo caso bisogna appunto fare un setup particolare. Se andiamo a vedere le specifiche già del dungeon, partiamo con terra e vento indebolite del 50% di base, quindi già terra e vento qui sono escluse a prescindere. E poi per quanto riguarda i nostri avversari, notate che abbiamo una sorta di abbiamo un variegato per quanto riguarda ovviamente elementi e soprattutto nemici da affrontare. Abbiamo per lo più minion che hanno differenze elementali, perché sono comunque tutti Rangda, che però appunto hanno la tipologia fuoco, tuono, acqua, e quindi in un modo o nell'altro ci danno fastidio, mentre invece gli unici due boss non elementali sono comunque l'Iron Giant e il Behemoth, che ovviamente affronteremo per primo proprio per togliercelo subito dalle scatole, mentre purtroppo l'Iron Giant sarà il boss finale, quindi dobbiamo arrivarci belli che preparati. Per quanto riguarda gli altri nemici, sono tutte quante versioni dell'Armored Scorpion. Abbiamo quella acqua, quella fuoco e quella ghiaccio in teoria, che ovviamente saranno deboli ai rispettivi elementi di ghiaccio per quanto riguarda, anzi acqua per quanto riguarda quella tuono, ghiaccio per quanto riguarda quella fuoco e fuoco per quanto riguarda quella ghiaccio. Quindi abbiamo anche in questo caso la possibilità comunque di variegare un po' con i nostri attacchi e con i nostri elementi per riuscire a fare più danno. E le uniche cose che vi raccomando come sempre sono i ruin a forma di X fisici, perché il Behemoth vi ricordo ancora una volta che con quelli magici ogni 3 attacchi countera, quindi è giusto avere i sigilli ruin a X, mentre invece per quanto riguarda il resto ovviamente portate i blow o le materie elementali che vi servono di più per fare danni elementali, mentre invece il setup principale mantenetelo se potete ovviamente il più neutro possibile. Il setup che vi faccio vedere io è anche un po' migliorato rispetto a quello che ho utilizzato all'interno della registrazione, perché ogni volta che io registro riguardo la registrazione e poi cerco di modificare qualche cosina sempre per cercare di rendere meglio praticamente tutto quello che posso fare. In questo caso abbiamo un setup molto 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 buono, perché abbiamo Sephiroth che comunque sia sarà un damager dal punto di vista elementale ghiaccio con debuff associati,
Eris che invece si occuperà delle cure e del debuff come sempre, e Cloud che invece in questo caso sarà un damager non elementale con possibilità di riduzione massiccia della difesa. Infatti l'Hard Edge adesso, come potete notare, finalmente ce l'ho overboost 6, quindi posso far scendere praticamente di 3 livelli alla volta la resistenza fisica dei nostri avversari, ed è una cosa molto 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 comoda. L'unico problema tra virgolette di questo setup è che Sephiroth nella battaglia contro l'Iron Giant spammerà praticamente in continuazione lo Star Flare, essendo non elementale, ma diciamo dal punto di vista strategico è una buona cosa, perché manterrà praticamente i debuff del nostro Giant sempre attivi, quindi sarà sempre debuffato in attacco fisico e in attacco magico. Eris invece si occuperà solo ed esclusivamente delle cure in questo caso, e Cloud invece continuerà a fare i danni più che può. L'unica cosa che potreste in un modo o nell'altro cambiare è con Cloud non mettere la summon di Ramu come ho fatto io, e mettere invece la sua limit, in modo tale da comunque poter fare più danni contro l'Iron Giant. Infatti Sephiroth è praticamente un DPS puro ghiaccio, molto forte dal punto di vista magico, molto forte anche dal punto di vista di HP, c'è poco da dire, ovviamente il power parla da solo, boost magico e ghiaccio praticamente altissimi, boost magico al massimo, boost ghiaccio invece molto alto, sub weapon che aumentano HP, difesa fisica e magica, e poi attacco magico fisico con il boost ghiaccio. Materie invece messe di lato con tuono e fuoco, proprio per fare i danni elementali che mi servono contro alcuni avversari, e poi la ruin praticamente AX che mi serve contro il Behemoth fisica, quindi ruin X fisica. Summon Shiva per diciamo eliminare la maggior parte dei minion presenti comunque all'interno dei combattimenti, ma in teoria potreste anche utilizzare la sua limit normale. Eris ovviamente è sempre lo stesso setup, quindi neanche ci sto a girare tondo. Ruin X fisica per il Behemoth, e poi ghiaccio e fuoco per fare magari qualche danno elementale e dare una mano al party. Sub weapon sempre le stesse, cura difesa magica, HP difesa fisica, HP difesa fisica. Qui ovviamente prediligo anziché la difesa magica la difesa fisica, proprio perché l'Iron Giant è comunque specializzato nel potenziare il proprio attacco fisico e nel fare danni fisici, quindi molto importante avere debuffer fisici e ovviamente anche incrementare le vostre difese fisiche. Mentre invece per quanto riguarda Cloud, come detto prima, è un DPS fondamentalmente non elementale fisico, statistiche che sono direi discrete, 2,9 di attacco fisico va bene, anche con lui ovviamente tutte materie blow, in questo caso tuono e ghiaccio, proprio per fare comunque danni elementali ai minion, e poi la ruin AX sempre fisica per il Behemoth. Hard Edge Overboost 6 che mi consente di abbassare subito la difesa fisica dell'Iron Giant, e poi invece l'Apocalypse come arma principale, perché è l'unica arma non elementale che possiedo praticamente per Cloud, con una buona percentuale d'attacco, un 600% che è comunque molto buono. Se avete potete anche utilizzare la Buster Sword, ma la Buster Sword è un 480, quindi è comunque più basso. L'unica cosa che potreste cambiare effettivamente di questo setup è levare la summon la summon di Ramu, e mettere invece la sua limit per fare più danni poi contro l'Iron Giant, dato che sarà lui per l'appunto il DPS per eccellenza che farà danni. Sub weapon invece molto variegate, perché ho messo i nuovi guanti di Tifa di San Valentino che boostano HP difesa fisica, Buster Sword che mi aumenta HP e attacco magico fisico, e poi attacco fisico e abilità fisiche con la Killer Hornet di Matt. Quindi direi un setup abbastanza equilibrato, anche se come potete notare è l'attacco magico fisico quello che fa un salto molto grande in avanti, semplicemente perché l'Apocalypse come stats principali potenzia l'attacco magico fisico, che sono supportate dalla Buster Sword, quindi
ho preferito comunque aumentare attacco magico fisico piuttosto che aumentare solo attacco fisico, che purtroppo era molto basso come livello a causa del fatto che non avessi armi propriamente fisiche da equipaggiare a Cloud in questo setup. Quindi ho comunque raggiunto 2900 di attacco fisico, che è comunque una cifra abbastanza abbastanza ragguardevole, e poi ovviamente gli HP 7800, che sono comunque molto molto buoni. Sephiroth 8900, Eris 8004, quindi direi che siamo messi molto molto bene. Tra l'altro, questo vi ricordo che è anche un setup migliore rispetto a quello che ho utilizzato nella registrazione, perché ho modificato qualche cosina proprio per potervelo consigliare e proprio per potervi permettere comunque di affrontare questo dungeon nel migliore dei modi possibili, anche perché ovviamente chi non possiede le armi collab di Final Fantasy IX qui potrebbe un pochettino faticchiare effettivamente. Però diciamo che la soluzione, bene o male, sono riuscito a trovarla, cosa che non credo di riuscire a fare nella Very Hard, quindi aspetteremo la collab con Final Fantasy VII Rebirth e vedremo un po' quello che succederà. Detto ciò, io vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me, vi allego alla spiegazione di questo setup la run completa che ho fatto, non commentata, in modo tale che possiate vedere soltanto quello che ho fatto, anche perché comunque il commento già qui penso che sia più che sufficiente. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me e come sempre vi aspetto con un prossimo appuntamento. Bye bye! Again.